Sì, è arrivata una risposta soprattutto dal punto di vista caratteriale dei ragazzi, perché poi dopo, quando perdi le partite, purtroppo sembra tutto un disastro, no? Però diventa difficile spiegare un 3-0, un 3-0 che non deve ripetersi, che sicuramente non doveva essere quello il risultato, anche per le tante occasioni che abbiamo creato, ma è successo. Quindi quando succede devi stare zitto, prendere qualche schiaffo e poi reagire subito. Noi abbiamo preso dei belli schiaffoni, stasera abbiamo reagito da grande squadra, avevo chiesto ai ragazzi atteggiamento, avevo chiesto carattere, avevo chiesto unione e lavorare insieme, tutte cose che sono troppo troppo importanti per arrivare a un obiettivo. E stasera i ragazzi hanno messo in campo veramente tanto dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'unione, del giocare insieme, e anche quelli che non sono entrati mi sono piaciuti tanto. C'è stato un coinvolgimento totale che poi dopo aiuta ad ottenere risultati. Com'è nata la scelta di giocare con le tre punte? Sarà una soluzione ripercorribile? È nata dal fatto che avevamo fuori tanti trequartisti e quelli che avevo a disposizione non stavano benissimo. E quindi piuttosto di fare una scelta difensiva, ho preferito fare una scelta offensiva aggiungendo un attaccante piuttosto che un centrocampista. Si torna in campo subito martedì con Lentella. Come hai ritrovato un nuovo giocatore che tu hai già allenato come Balotelli? Sicuramente siamo tutti contenti che Mario sia arrivato qui da noi. La speranza è che possa in poco tempo mettersi subito a posto, perché non gioca da tanto tempo. E la speranza è quella che ci possa dare una grossa mano e possa far parte e integrarsi subito in un ottimo gruppo.